Mi raccomando, devo formare quattro angoli da 90 gradi precisi. Qui avrò ottenuto il punto di intersezione O. Prendo il mio bel compasso. Misuro l'ampiezza del raggio della circonferenza A4. Lo vedete? 4 centimetri. Disegno la mia bella circonferenza. Verifico che ci siano l'intersezione desiderata tra il tratteggio e la circonferenza. Ok? Di cercare di fare di ottenere le intersezioni. Li vedi? Una, due, tre, quattro. A, B, C e D. Quindi avremo, più o meno, questa situazione. Il poligono che otteniamo è dentro la circonferenza, si dice inscritto dentro. Domanda, domanda. Che poligono ho ottenuto secondo voi? BC che è uguale al lato CD che è uguale al lato DA è uguale a 5,6 centimetri. Quindi avremo poligono regolare quadrato. Abbiamo disegnato un quadrato. Domanda, domanda. Quale sarà l'apotema di questa figura? Ve la mostro adesso. Vi mettete esattamente con la squadra in linea qui, lo vedete? Deve essere preciso e passate per il centro. L'apotema. Lo ripasso di rosso.
Questo è l'apotema. Ok? Ci siamo? Che manco a farlo apposta è un asse di simmetria che divide in due parti uguali il nostro quadrato. Si vedono le due parti uguali? Congruenti, sovrapponibili. Apotema di simmetria del quadrato. Asse di simmetria del quadrato. Domanda, domanda, domanda. Riesco a calcolare il mio perimetro? Riesco a calcolare il perimetro? Andiamo. Lato per 4. Che è uguale a 4. No, scusatemi. 5,6 centimetri per 4, che è uguale a 6 per 4, 24, ci siamo? Abbiamo ottenuto il perimetro. Domanda, domanda, posso calcolare l'area? È un poligono regolare particolare. La formula dell'area è uguale a lato per lato, che è uguale a 5,6 centimetri per 5,6 centimetri, che è uguale a... Faremo la verifica con il calcolo dell'apotema. Vediamo se è corretto quello che abbiamo fatto. Proseguirò scrivendo centimetri quadrati. Faremo una verifica. Innanzitutto mi calcolo l'apotema. È uguale a la formula lato per numero fisso. Quindi 5,6 centimetri per numero fisso. Chi mi dà il numero fisso del quadrato? Brava. Ora calcolerò l'area del quadrato con il nuovo, col sistema dell'apotema. Quindi perimetro per apotema diviso 2. Il perimetro lo avevamo qui, era di 22,4 centimetri. Per 2,8 centimetri diviso 2. Stato ottenuto? E allora, come vedete, rispettano tutti la stessa legge. L'apotema è corretto. È un valore che si approssima alla e si avvicina alla verità geometrica. Avete visto che è uguale? Questo è l'esercizio svolto perfettamente con entrambi i sistemi. Ok?
tenete a mente entrambi i sistemi. Perfetto, passiamo ad altro.